Al Salone di Ginevra Hyundai, oltre alla i30 Wagon, presenta anche lei, la FE. Si tratta del prototipo di una crossover con alimentazione fuel cell. FE sta per Future Eco. Sul muso manca la classica griglia frontale e i gruppi ottici, come vedete, sono sottilissimi. Sulle fiancate si nota subito l'assenza degli specchietti retrovisori, sostituiti da queste telecamere, le cui immagini vengono riprodotte sullo specchietto retrovisore interno. E poi le maniglie, sono completamente scomparse nella portiera. I gruppi ottici posteriori sono inglobati nella carrozzeria e hanno la forma di una C allungata nella parte superiore, allungata fino ai passaruota posteriori. Dentro a dominare è il color turchese. Sedili, parte della plancia e parte delle portiere sono rivestite in alcantara, alternate alla pelle. Il volante è a due razze, il quadro strumenti e tutta la parte dell'infotainment sono stati sostituiti da questi schermi che racchiudono tutte le informazioni principali. Il tunnel centrale poi attraversa tutta l'auto, dal volante fino alla seconda fila di sedili. Il climatizzatore utilizza un innovativo umidificatore che ricicla l'acqua, unico elemento di scarto di questa fuel cell. Il powertrain della FE Concept è più efficace del 10% rispetto a quello della iX35 Fuel Cell. Questo vuol dire un'autonomia di oltre 800 km.